Buongiorno Compro Casa, buongiorno. Allora, breve video per parlare a coloro i quali sono il cane del vicino. Saluta Rolf. Allora, questo video è dedicato a quelle persone che sono intenzionate ad acquistare una casa, che sia per investimento o per andarci a vivere, e continuano a rimanere seduti sulla scrivania o sul divano con il tablet o col computer a scovare l'affare dagli annunci dei portali immobiliari e dagli alert che arrivano sulle mail dei portali immobiliari. Quello che posso dirvi è che è una cosa impossibile. Poi ognuno ha il proprio metodo, ognuno ha la propria strada da seguire perché ha sempre fatto così, ma quello che posso dire della mia esperienza è che è impossibile scovare o capire se una casa è acquistabile o fa al proprio caso soltanto andando a leggere gli annunci immobiliari. L'unico modo che secondo me è attuabile è recarsi presso l'indirizzo della casa che c'è sull'annuncio. Poi vabbè, non c'è il civico, non è un problema, si va all'indirizzo sulla strada, si riconosce magari il palazzo, si riconosce il cartello dell'agenzia immobiliare che è attaccato sul portone, però per capire se quella casa è acquistabile, quindi se fa il caso proprio, se il quartiere è vivibile, se il palazzo è vivibile, l'unico modo è andarci. Poi non è detto che debba prendere immediatamente, anzi no, non si deve prendere immediatamente appuntamento con l'agente immobiliare, ci sono poi tutti i passi da fare che porteranno a prendere un contatto con l'agente immobiliare per fare appuntamento di visita. A volte l'appuntamento di visita ci si rende conto che soltanto dopo, quando ci si incontra con l'agente immobiliare, si passeggia all'interno dell'isolato, del palazzo, dell'appartamento, che magari ci siamo sbagliati. Perché questo? Perché uno viene attratto da delle fotografie fatte da un agente immobiliare, da un bel prezzo, un prezzo accattivante, fa sì che uno dice ok, questa è buona. Ma questa è buona lo si capisce anche da chi vive all'interno del palazzo. Cioè, se non controlli la pulsantiera dei campanelli che ci sono sotto il palazzo, non sai se all'interno ci sono famiglie o c'è la maggioranza di uffici, come un notaio, un avvocato, l'assicurazione. Questi fanno via vai all'interno del palazzo durante il giorno e fanno un via vai di auto che occupano i parcheggi, quindi magari durante il giorno, se ci sono prevalenza di uffici, sarà difficile parcheggiare. Le attività commerciali che ci sono nelle vicinanze non le vedi dalle fotografie e dall'annuncio. La vicinanza sì, dai punti di riferimento che tu hai impostato, come può essere i mezzi pubblici, la metropolitana, ci sarà scritto sull'annuncio nelle vicinanze di una metropolitana o di una fermata bus. Ma quello che ti consiglio è simula questo percorso con i mezzi pubblici, non prendendo appuntamento con l'agente immobiliare. Hai una mappatura, hai degli immobili individuati in zona, li hai localizzati sulla tua mappa, quindi in un giorno ti controlli 3, 4, 5 case e poi puoi dare dei voti, dei giudizi preliminari e potrai decidere se quindi è il caso di andare a vedere dentro il palazzo, dentro l'appartamento, com'è in realtà. E quindi l'altra volta, 2 giorni fa, mi sono, come dire, confrontato con una famiglia che continuava a mandarmi i link degli immobili che trovava sugli annunci per fare degli appuntamenti insieme. Volevano, come dire, raggruppare 4 o 5 case da vedere per fare gli appuntamenti insieme, però loro non si limitavano a vedere gli annunci, un buon prezzo, una scritta luminosissimo, ristrutturatissimo, delle belle foto, e lì quello lo ritenevano papabile all'acquisto. Poi magari il marito ha deciso di recarsi con la macchina dove era ubicata la casa e ha cambiato idea. No, ma non è un quartiere vivibile, non mi ci vedo, non fa per noi, è un po' isolato, i palazzi a fianco sono brutti, la facciata di questo palazzo era ristrutturata, la facciata principale era quella riportata sulla fotografia dell'annuncio, le altre facciate erano tutte da ristrutturare. Quindi posso garantirti che dall'annuncio puoi vedere poche cose. Non si può decidere di andare a vedere una casa e prendere appuntamento soltanto leggendo un annuncio, questo te lo posso garantire. Ringrazio Barbara, per chiudere, e Alessandro, che mi scrivono su Messenger che i miei video sono utili quanto il libro. Io li farò, prometto di farli costantemente, ma fortunatamente anche gli impegni mi portano a non poterli fare. E a proposito di Messenger, chi mi scrive che vorrebbe fare la consulenza online però è restio a darmi il suo numero di cellulare,
E mi viene da dire che non hai letto il libro, perché non stai applicando magari il metodo compro casa come deve essere applicato, perché c'è scritto all'inizio che gli strumenti per applicare il metodo compro casa, tra gli strumenti c'è una nuova SIM, no? Una SIM telefonica che evita di dare il tuo numero di telefono a tutti gli agenti immobiliari che se lo passano tra loro nel loro MLS interno, quindi nel loro database interno, che c'è una persona che cerca una casa. Quindi facendoti una scheda nuova, un numero dedicato proprio al metodo, fa sì che tu non dia il tuo numero e che una volta che hai acquistato casa quel numero lo metti in un cassetto. Quindi utilizza quel numero per contattare me per le consulenze online su WhatsApp. Non mi devi dare il tuo numero di telefono, quindi non mi sento di fare consulenze online su Messenger, le faccio con il computer, con il WhatsApp collegato sul computer, perché chi l'ha fatta sa e può dirvi che c'è uno scambio di vocali e documenti che su Messenger non è possibile fare. Vi saluto, vado a lavorare ancora sul videocorso, sto a buon punto, spero di metterlo online presto e vediamo. Ciao, compro casa, mi raccomando, non dalla poltrona, ma fatti una passeggiata. Ciao.